Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno e se trovi interessante il mio canale YouTube iscriviti cliccando sulla campanella in basso. Tutti i tipi di campagna diffamatoria che usa il narcisista per distruggere la vittima. Questa è un'altra forma indiretta di gaslighting, di distorsione della realtà e di distorsione della percezione che i più cominciano a subire dal narcisista per far sì che vedano la vittima negativamente. La vittima è vittima di tutto questo. La vittima, donna empatica, generosa, intelligente, amabile, forte, si trova non solo in uno stato di distruzione psicofisica ed emotiva a seguito dell'immenso abuso, ma si ritrova soprattutto ad essere dipinta come tutto il contrario di ciò che è sempre stata. E non riconosce più il confine tra ciò che è e ciò che gli altri di sbagliato ed orribile pensano di lei. Entra in una dissonanza cognitiva. Ovviamente questo tipo di diffamazione può essere attuata in qualsiasi tipo di relazione. Ad esempio, oltre nelle relazioni sentimentali tra due coniugi, è usata tra amici, tra parenti, tra colleghi, anche se io in questo video mi soffermerò sulla diffamazione che il narcisista attua sulla vittima all'interno di una relazione. Uso sempre il narcisista al maschile per comodità, essendo donna, anche se le stesse modalità le usa il narcisista, la narcisista, forse in modo più sottile. C'è sempre, sin dal primo giorno di conoscenza dei due partner, la necessità da parte del narcisista di mantenere un'opinione alta della vittima, ma deve essere un'opinione non tanto alta quanto la sia la sua. Ecco perché agli iniziali complimenti degli amici, dei parenti su quanto tu fossi una ragazza, donna meravigliosa e di quanto lui fosse fortunato ad averti incontrata, di quanto non dovesse farti scappare, lui rispondeva con un sorriso infastidito o con frasi come "è tutta apparenza". È un po' falsa, vuole fare la parte della carina con voi, non ho tutto oro ciò che luccica. In realtà, inconsciamente, il narcisista sta attuando ancora proiezione, parlando di se stesso e di come lui si rapporta agli altri, poiché in realtà è lui che vuole fare la parte del carino con tutti o tutte. Sono numerose le vittime che mi raccontano questa dinamica di svalutazione, scene già dall'inizio e queste parole buttate qua e là a cui danno peso solo dopo, quando iniziano a lavorare su se stesse. Allora ne rimanevano sgomente, in quanto non capivano come il loro partner potesse vedere ciò che loro non coglievano ed effettivamente non facevano, prese dall'ingenuità di essere davvero genuine, pure, amabili, sorridenti, gentili, per loro natura, non per dimostrarlo agli altri. Ecco, è manipolazione anche questa. Sin da subito, quando avevate gli occhi a cuoricino per quel delizioso finto amore, non riuscivate a notare quei seppur nitidi campanelli d'allarme. Le cose non sono andate male dopo, le cose sono iniziate ad andare male da subito, ma voi non lo vedevate. La diffamazione è un abuso, la diffamazione è distruggere la percezione che gli altri hanno di te, cambiare in negativo la percezione che tutti hanno di te. Quando il narcisista non riesce a distruggerti del tutto o quando non gli basta o quando vuole avere anche dall'esterno la conferma che ciò che ha lasciato andare, perché sempre un narcisista decide di lasciare andare, anche quando induce te formalmente a farlo, a lasciarlo, sei una donna disprezzabile, insulsa, perfida, anche ed incredibilmente pazza e paranoica. Sempre un narcisista arriverà alla fase di primo scarto o di una lunga serie di scarti in cui definirà la propria ex in questione che era pazza, psicopatica. Non ci sono alternative. È così, sempre così. E se pensi che con te ancora non sia successo, è perché è già successo alle tue spalle, ma tu non lo sai.
La campagna diffamatoria è una precisa serie di azioni che viene portata avanti dal narcisista non solo nella fase del post-scarto, ma anche nella fase finale di svalutazione, di modo che egli possa spianare ben bene tutto il terreno per l'imminente scarto. Il narcisista sa che quando sta per scartare e non può farsi cogliere alla sprovvista, perché il narcisista diffama. Il narcisista diffama per i vari motivi che ti elenco in 3 punti. Diffama per avere la tranquillità interiore, tranquillità che si è costruito dal quale lui deve autoconvincersi per sopravvivere di aver lasciato qualcosa di difettoso e non meritante le sue attenzioni e la sua presenza. Ogni responsabilità viene addossata alla vittima anche quando non ne ha. Ed anche quando è arrivata a cambiare e diventare effettivamente paranoica, perché aizzata costantemente proprio da lui, per far sì che tutti vedessero con i loro occhi come fosse impazzita. Il narcisista, quando dice a tutti che sei pazza, ossessivamente gelosa, piena di problemi mentali, lo pensa veramente, perché un soggetto è difettoso, affetto da disturbo narcisistico, crede davvero alle bugie che racconta. Un narcisista vive di autosabotaggi. Non è nulla per lui distruggere l'opinione di tutti circa la vittima, perché questo è ciò che lo salva e gli permette di uscirne pulito per poter andare a cercare un'altra vittima, sicuramente più meritante di attenzioni, che a breve verrà non solo idolatrato da lei o da tutti, ma anche messo a confronto con la così nevrotica ex andata fuori di testa. E se tu stai ascoltando questo video, è probabile che tu ci sia passata come me. È probabile, anzi, posso dire sicuramente certo, che il narcisista abbia trovato già un'altra fonte di approvvigionamento che sta testando affinché possa sostituire la fonte primaria. Oppure è assorbito da varie fonti secondarie, terziarie e ritrovate, quindi trombamiche, contatti con applicazioni di incontri, ex di rilevante importanza ma utili per il sesso. Oppure è assorbito da nuovi stimoli che gli diano grandi quantità di approvvigionamento per soddisfare le sue megalomani idee di grandezza. Quindi soldi, ma soprattutto potere. Oppure amici trovati che possono fungere da perfette scimmie volanti per poter compiere la campagna diffamatoria. Premetto, li chiamo erroneamente amici perché in realtà il narcisista non ha amici. L'altro punto è diffama per tarare approvvigionamento narcisistico dalle persone con cui diffama. Il narcisista a questo punto passa per vittima e tutti ci credono, almeno le scimmie volanti con cui lui si confida. La sua diffamazione cambia in maniera teatrale, perfetta, in base alla scimmia volante che lui ha di fronte, ma di fatto potrei trovare solamente persone che reagiranno ai suoi racconti toccanti con tenerezza nel vederlo così abbattuto e sofferenza per aver capito che sta avendo a che fare con una pazza. Rabbia condivisa con lui, ovvero per quante urla e rammarico il narcisista stia dimostrando con la veemenza, la scimmia volante empatizza con questo struggimento per lui e cerca di equalizzarsi con lui, anche perché le scimmie volanti vuole essere apprezzata dal narcisista, vuole far parte della sua cerchia di fidati, vuole essere più importante della ex partner. La scimmia volante prova godimento perché lei, la vittima, che in realtà sembrava anche tanto carina, si è tolta di mezzo, in quanto tra le varie scimmie volanti donne, anche con lei che si professa la migliore amica o la più sincera di tutte. È gelosa della vittima. In questo caso il narcisista ancora una volta usa la triangolazione. Triangola la vittima con le scimmie volanti di turno e la vittima spesso non lo sa. Ecco perché il suo narcisista è così tranquillo da non farsi sentire mentre lei soffre, distrutta dal suo silenzio più o meno lungo. Come mai lui potrebbe sparire così e non pensarmi mai? Pensa la vittima. Ricorda, tu servi per essere ancora distrutta.
L'altro punto è diffama per far arrivare le diffamazioni alle orecchie della vittima stessa, di modo che dopo lo scarto, quando le è stata demolita e dopo che lei ha deciso per forza di cose e fortunatamente di applicare il no contact o perlomeno di rimanere lontana dal narcisista, scoprirà le aberranti opinioni sperperate in giro su di lei e tornerà dal narcisista per controbattere. La vittima si risentirà moltissimo. Sarà furiosa, vorrà chiedere spiegazioni al narcisista, sfogarsi con lui e quindi interromperà il no contact e tornerà dal narcisista, dandogli consapevolmente una grande, succulenta quantità di approvvigionamento narcisistico. Il narcisista conosce bene le persone con cui diffamare la sua vittima e per questo modula ogni singola parola o gesto e stato d'animo per far sì che riceva approvvigionamento narcisistico dalle persone a cui racconta, quindi totale controllo dei loro pensieri circa la vittima. Le persone con cui il narcisista parla devono vedere la vittima con gli stessi occhi con cui vuole che la guardino. Il narcisista vuole che le menti di chi lo ascolta siano plasmate al punto da non poter fare altro che credere, ed anzi di più, pensare esattamente ciò che lui vuole, ovvero vedere quella povera donna che ha solo avuto la colpa di incontrarlo, di amare la persona sbagliata come un essere sbagliato, o perlomeno sbagliato per lui e per loro. Scimmie volanti che meritano di rimanere sotto lo sguardo e l'attenzione del narcisista. Quelle scimmie volanti che alcune volte dovrebbero essere quelle persone che ci tutelano, quelle persone che dovrebbero riconoscere i segni di una menzogna e che invece non sono in grado di farlo. Quelle scimmie volanti che prima o poi pagheranno come pagherà il narcisista. Perciò, se state vivendo una dinamica di questo genere, se avete bisogno di aiuto perché la diffamazione del narcisista è talmente profonda, talmente grande che vi sta togliendo la vostra vita, contattatemi. Contattatemi perché con l'ipnosi possiamo veramente ritrovare la luce in fondo al tunnel. Vi lascio la mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutte e al prossimo video.